saluto a tutti gli amici del canale YouTube Neo del Marchesato. Sabato 24 agosto 2019, prima di campionato di Serie B, e la sorte ha voluto che giocassimo proprio il derby contro il Cosenza. Speriamo che sia la volta buona, speriamo che questo Crotone riesca finalmente a vincere contro i cugini Lupi Cosentini. Una partita che si prevede veramente molto bella e entusiasmante, un Crotone che ha fatto gli acquisti veramente eccellenti e che lascia pensare che sarà veramente un grande campionato. Tanta polizia in giro, tanti pullman che sono giunti da Cosenza. Bene, entriamo in stadio, cosa succede? Rotonda di Passo Vecchio, grande traffico, 24 agosto 2019, derby Crotone Cosenza, prima di campionato. Botteghini strapieni per il biglietto dell'ultimo minuto. Fammi un pronostico. Speriamo. Andrea, ma io la metto nel cordoglio. Allora, sono alle 17:25 e saliamo in tribuna alta. Numerata anche la tribuna alta quest'anno, eh? Hanno messo i sedilini. Stiamo arrivando, vediamo. Alle 17:30 com'è lo stadio. Curva nord quasi piena, settori ospiti ovviamente 3, la tribuna si riempie all'ultimo momento e qua sotto abbiamo la sud che si sta già organizzando. Vediamo. Yeah.
finita qui Alessio Scida, prima uscita stagionale per il Crotone con il derby contro il Cosenza. A dire il vero, a mio parere personale, ha un po' deluso. I ragazzi sono stati giù di tono contro un Cosenza che comunque è stato remissivo, però ha giocato molto in contropiede, sfiorando addirittura il vantaggio verso la fine dell'incontro con un gol letteralmente mangiato, anche grazie alla prodezza comunque di Cordaz. È un Simi fuori forma, molti calciatori secondo noi, almeno perché di quello che abbiamo visto al Comosoldo, fuori forma. Poi addirittura alla fine loro hanno giocato in 10 per l'espulsione di un loro calciatore, ma non siamo stati bravi ad approfittarne. Speriamo che vada bene in futuro. Per il momento sempre forza Crotone. Ragazzi, non hanno voluto perdere, hanno lottato fino alla fine. Ha avuto delle ottime risposte dai suoi ragazzi, nonostante ancora sia work in progress la sua squadra. Sì, no, la squadra ancora manca roba, manca persone importanti. È una squadra che ha voluto dimostrare che sa soffrire, che ha fame, che è attaccata alla maglia, che è attaccata a questa città. Perciò siamo contenti. Bisogna andare a casa contenti. Ultima parola, grande spettacolo, oltre 10.000 spettatori. Oh, ma è bello, poi è anche bello il campo qui, tutto vicino. Bravo, magari nel palleggio, però sicuramente la squadra ha sentito questa partita in una certa maniera. Era difficile mantenere la serenità e la tranquillità nel gioco, nonostante poi di gioco se ne poteva fare poco. Però abbiamo creato tantissimo.